un benvenuto alla professoressa Chiara Frugoni, che per gli amici della Perfetta Letizia darà qualche spiegazione in più in merito alla sua scoperta degli ultimi giorni, delle ultime ore, possiamo dire, di un'immagine di un demone in un affresco di Giotto nella Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi. Ecco, ci vuole spiegare un pochino meglio di cosa si tratta? Allora, nella scena della morte di San Francesco, è una scena molto importante perché in questa scena un frate vede l'anima del santo salire al cielo, portata dagli angeli, quindi è la proclamazione della santità di Francesco prima ancora si pronunci ufficialmente la Chiesa. Ecco, in questa scena si vede appunto, oltre a Francesco disteso sul suo letto di morte, a clero tutto intorno ai frati, si vede l'anima di Francesco posata su una nuvola portata in cielo dagli angeli. Ecco, e in questa nuvola, in queste nuvole anzi, che sono rappresentate in maniera molto verosimile, si vede, soprattutto guardando l'affresco a destra, proprio sotto l'angelo che ha un abito più bianco degli altri, una adagiata, una figura di una testa di un diavolo con le corna, con un bellissimo profilo, ma che è proprio un ritratto, cioè non è una caricatura o un'immagine che con qualche sforzo si intravede una nuvola, come spesso magari noi facciamo guardando le nuvole. È sì, proprio un ritratto di un diavolo con le corna adagiato in mezzo alle nuvole. Ecco, penso che sia una scoperta molto importante sia da un punto di vista artistico che catechetico. Lei ha parlato, da un punto di vista artistico, ha parlato di manipolazione delle nuvole. Sì, perché prima, cioè, perché finora si sapeva soltanto che il primo a colpire le nuvole era stato Mantegna con questa tavola di San Sebastiano del 1460 che è conservata a Vienna, dove lì si vede proprio un bellissimo cavaliere a cavallo che esce da una nuvola, forse Teodorico, insomma ci sono varie persone. Ecco, invece qui siamo due secoli prima, quindi c'è un'invenzione di usare questo medium fatto da Giotto che appunto dimostra ancora una volta, mi sembra, la sua genialità. Questo dal punto di vista quindi della storia dell'arte porta all'indietro l'orologio del tempo riguardo a questo modo di rappresentare le nuvole, di interpretare anche le nuvole del cielo. Dall'altra parte invece se si accetta un'interpretazione che io però sto ancora studiando perché in realtà poi i testi si trovano man mano, corre tempo, insomma, certo, per arrivare a un'idea conclusiva, se si accetta l'idea che appunto come nel Medioevo i demoni rappresentavano, erano coloro che stavano anche tra le nuvole e suscitavano le tempeste, la grandine, erano quelli che ostacolavano le anime a salire al cielo, si potrebbe interpretare questo demonio che ha gli occhi chiusi come appunto un demonio sconfitto e che non è riuscito appunto a impedire che Francesco salisse al cielo in maniera gloriosa. Bene. Quindi possiamo aspettarci ulteriori, sì, diciamo, ulteriori sviluppi. Certo. Certo. Prima di salutarla, mi permetta di farle anche una domanda sul suo ultimo libro, sì, Storia di Chiara e Francesco. Sì, è uscito da Einaudi da poco. Ecco, questa volta non si tratta della vita di Santa Chiara o della vita di San Francesco, ma del legame fra questi due personaggi così importanti.
Cioè, questa volta io ho lasciato da parte quasi tutte le biografie su San Francesco e su Santa Chiara e sono partita invece dagli scritti di Francesco, dagli scritti di Chiara, che non sono proprio molto molto di solito studiati a questo fine, per cercare di capire come entrambi avessero reagito con le parole del Vangelo e con una visione ovviamente soltanto religiosa, però a una situazione sociale veramente intollerabile di fronte alla quale loro si erano trovati e che a un certo punto proprio e che appunto decidono a un certo punto veramente di prendersene il carico, evidentemente solo muovendosi attraverso il Vangelo, però tutti e due dicono delle cose molto innovative, mi sembra coraggioso, faccio solo un esempio, quando Francesco dice che i ricchi che fanno la carità, e lo mette nella regola non bollata, fanno la carità, non fanno un'opera buona, ma restituiscono in parte i beni di cui si sono ingiustamente appropriati, perché Dio aveva dato una equa distribuzione dei beni a tutti, certo. Evidentemente invita i cristiani del suo tempo, i suoi contemporanei, erano tutti battezzati, erano tutti cristiani, a ripensare alle loro scelte e alla loro vita religiosa. Certo, un po' come per Chiara vendere parte della sua eredità e distribuirla ai poveri, certo. Appunto era una scelta di... Chiara che pensa di mandare una parte delle sue monache fuori dal monastero a, certo. a curare le malate. Noi pensiamo che solo nell'Ottocento la Chiesa arriva a pensare che le monache non debbano essere solo di clausura, ma che possano stare nelle scuole, stare negli ospedali, cioè essere anche donne attive e caritativamente attive nella società cristiana, questo fa vedere quanto innovativo è stato la proposta cristiana. Certo, bene, ci auguriamo veramente di avere un'altra occasione per poter parlare più approfonditamente di questo bellissimo libro Storia di Chiara e Francesco, edito da Einaudi. Grazie a lei per la cortesia e per la disponibilità.